Ora voltiamo pagina, ma restiamo in Francia e questa volta è il turno di Citroën con il servizio della Citroën C4 Cactus. Citroën C4 Cactus è un nuovo tipo di crossover, una personalità unica nel panorama urbano, tecnologico e confortevole. Ha ricevuto oltre 35 riconoscimenti, tra cui il prestigioso World Design Car of the Year, conferito il 2 aprile scorso a New York. Dal lancio sono stati venduti 110.000 esemplari di C4 Cactus, di cui 9.000 in Italia, il 50% dei quali nei livelli di finitura più alti. Oggi la gamma si rinnova e propone il design con una nuova tinta fresca, vivace e chic, il Jelly Red, raffinato mélange di rosso e riflessi color lampone. Sarà disponibile con gli Airbnb Black, Airbnb Dune e Airbnb Grey, perché ognuno possa creare la sua configurazione ideale. Per potenziare ulteriormente la gamma di personalizzazione esistente, viene proposto il nuovo rivestimento in tessuto mica red, che si intona armoniosamente alla nuova tinta Jelly Red. Inoltre, ora la modularità presenta i sedili posteriori 2/3 e 1/3 e aumenta l'efficienza con una nuova motorizzazione diesel, il blu HDI 100 Stop and Start ETG6. All'interno di un segmento C altamente competitivo, caratterizzato da codici stilistici apparentemente immobili, Citroën C4 Cactus si distingue grazie al design unico, capace di fondere funzionalità ed estetica per un risultato sorprendente. Un'inedita sintesi capace di offrire molto più di quello che i clienti desiderano. La strategia innovativa scelta da Citroën è quella di dare più valore a ciò che conta davvero per i clienti. Adottare innovazioni tecnologiche e concettuali in favore del design, del comfort, della semplicità e del costo di utilizzo. L'Airbnb è un'innovazione Citroën utile, distintiva e personalizzabile, in grado di caratterizzare il design della vettura proteggendo al contempo la carrozzeria dai piccoli danni legati alla guida di tutti i giorni. L'interfaccia di guida 100% touch, 100% intuitiva, offre un'esperienza di guida innovativa, essenziale e sempre connessa grazie allo schermo touchpad 7 pollici di serie. I sedili anteriori sofà sono sinonimo di comfort e benessere a bordo. L'airbag passeggero integrato nel padiglione, tecnologia Airbag in Roof, è un'esclusiva mondiale concepita per offrire al passeggero anteriore maggiore spazio e volume di carico. Il tetto in vetro panoramico ad alta protezione termica permette di inondare di luce l'abitacolo rimanendo protetti dagli effetti del calore. Inoltre, sono stati ridotti i costi di utilizzo eliminando il superfluo, abbinando una piattaforma ottimizzata ed efficienti motori di ultima generazione, con il risultato di 200 kg di peso in meno rispetto a Citroën C4 per coniugare piacere di guida e consumi di carburante ridotti. Emissioni contenute in 82 grammi di CO2 al chilometro, che si traducono in 3,1 litro per 100 km per le versioni diesel blu HDI, meno di 100 grammi di CO2 al chilometro per le versioni benzina PureTech. L'Airbnb è un'esclusiva Citroën ed è l'espressione stessa del design, quella di abbinare lo stile alla funzionalità. Gli Airbnb integrati nelle fiancate e nei paraurti conferiscono una grande personalità allo stile puro ed essenziale di Citroën C4 Cactus. Disponibili in quattro tinte, nero, grigio, cioccolato e sabbia, moltiplicano le possibilità di personalizzazione della vettura, grazie anche ai 10 colori di carrozzeria e ai tre universi interni, armonia grigio pietra, Havana o Purple. Forte elemento di design quindi, ma anche efficace protezione contro i piccoli danni legati alla guida di tutti i giorni, il morbido rivestimento realizzato in poliuretano termoplastico integra delle piccole capsule d'aria in grado di attutire gli urti. Gli Airbnb non richiedono manutenzione particolare e contribuiscono alla riduzione dei costi di riparazione della vettura. Questa innovazione, elemento di design e praticità al tempo stesso, rende più serena la guida di tutti i giorni in città.
Così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, noi tra poco ritorniamo con Motor News, con altre novità del mondo dei motori e con il servizio che riguarda la Mini e la prova su strada della Volkswagen GTE ibrida. A tra poco.